Signorina oggi? Oh, comodini, grazie, grazie, comodini. Lino Prassica, benvenuto a Canzonissima. Signorina oggi? Signor Prassica. Canzonissima? Canzonissime, sì, ah, proprio io guardi, ho provato sempre un certo fascio per la canzonetta. Ah, sempre. Che piacere, meno male. Ma lei pensava che io facevo adesso un pezzo recintato? Beh, sì, no. Noi ci abbiamo sperato in questo recinto, no? No, non è un pezzo recintato, perché io la settimana scorsa ho incinto un Longines Flying Jingy. LP. Un loop. Ma sì. Non sono solo. Ecco. Sono niente co di meno co il mio complesso, le carogne. Le carogne. Eccole qua. Le carogne. Guardi. Buonasera. Signorina oggi. Sì. Signorina oggi. Guardi, noi abbiamo fatto una raccolta di belle canzonette, sì, e l'abbiamo intitolata Raccolta di belle canzonette. Ah, un titolo proprio. Piglia il titolo. Sì. Ma sa che il complesso qui c'ha anche telefonato Beruschi? Berlusconi. Ci ha telefonato, lui c'ha il telefono, ce sì, l'ha il telefono. Più di uno anche. Ci ha telefonato, allora abbiamo parlato di milioni, di miliardi, biliardi, abbiamo parlato e poi non ci siamo messi d'accordo per 14.000 lire. Però, per una piccolezza, però, che si perde un bicchiere d'acqua. Guardi, grazie. Guardi, il mio complesso Le Carogne ha un trapassato artistico. Ah. Questo hanno uno curriculum, guardi, glieli rappresento a uno a uno. A uno a uno, c'ha sì. La scheda, guardi, ecco. Sì. Abbiamo... Alla mia sinistra, vista da destra, ah, ecco, sì. Scannacavalli Giuseppe. Scannacavalli Giuseppe, nato il 15-18 del 1940, altezza più di un metro, segni particolari, c'ha una cicatrice sulla spalla di suo cognato. No? Non è una cosa... Poi lui, guardi, Scannacavalli Giuseppe, Scannacavalli Giuseppe, guardi, canta per Ob. Per spazzatempo. Ah, ecco. Per lui è un detersivo. Ah, certo. Lui voleva fare il presentatore della RAI. Ah. Non se lo sono presi. Perché e come lui, mai? Lui faceva il presentatore, no? Allora sì. Ci hanno detto, e lui presentava e faceva, questa canzone non ha bisogno di presentazioni. Questo cantante che c'è adesso non ha bisogno di presentazioni. Questo pezzo... Non ha bisogno di presentazioni. Allora ci hanno detto, ma se non c'è bisogno di presentazioni, che ce ne facciamo del presentatore? Allora qui, Scannacavalli Giuseppe. Oh. Benvenuto! Mentre qui abbiamo Fungioni Calogero. Oh, Fungioni Calogero! Fungioni Calogero. Fa musica, fa sport. Guardi che bei braccioni, che bei gamberoni. Che bei gamberoni che c'ha. Lui, Fungioni Carmelo. A Calogero ha inciso un 10-45 giri, caspita, 3-33 giri, ha fatto 4 film e ha fatto 6 anni di carcere. Fungioni Calogero. Benvenuto anche a Calogero. Qua abbiamo Cascia Luigi, ovvero Mario Luna. Siccome lui è ricercato dalla polizia, no? Lui è ricercato dalla polizia, canta sotto il falso nome di Mario Luna. Capito? Certo. Però abbiamo qui allora Mario Luna! Mario Luna! Cascia Luigi, siamo ricercati, non è che posso dire Cascia Luigi. No, diciamo. Ultimo qui, Scorza Pecora Salvatore! All'età di un anno e mezzo è scappato di casa. Ma come un anno e mezzo? A un anno e mezzo è scappato di casa. Prima di fare parte del complesso delle carogne ha fatto i mestieri più sparati. Ha fatto lo scaricatore, il facchino, il maleducato. Sì, poi lui ha fatto il bagnino, l'aiuto bagnino, l'aiuto bagnino che stava affogando, perché non sa nuotare. Forza, guardi, lui
ha fatto altri mestieri, ha aperto una cartoleria e ha fatto il cartomante, ha aperto un cancello e ha fatto il cancelliere, ha aperto un negozio e l'hanno arrestato. 5 anni con l'aria condizionata. Al fresco, insomma. Tutti, totale, totale. Noi naturalmente noi siamo un seietti. Eravamo in 6. Uno però ha litigato e se n'è andato, no? E perché poi noi non può venire perché c'ha la moglie incinta di 18 mesi. E allora ci nasce il figlio e siamo, questo è il gruppo Le Carogne. Le Carogne. Sì. Abbiamo, e quindi avete inciso un, certo, questo loop. Sì. E che cosa ci fate? Affacciata A e affacciata B abbiamo. E voi che ci proponete? La affacciata A. Si intitola E anche oggi, del maestro Gio Cusumano, e l'ha scritto lui. E allora a questo punto non mi rimane che presentare E anche oggi, Le Carogne di Nino Frassica. Grazie. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. Meno male che la Madonna ci ha mandato un piatto d'amori, meno male che il destino ci ha mandato il minestroni. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. Meno male che la Madonna ci ha mandato un piatto d'amori, meno male che il destino ci ha mandato il minestroni. E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno ci ha pagato. Ma nessuno ci ha pagato.